Ciao adorabili amici e benvenuti nel mio canale dedicato a Magic the Gathering. Io sono Zio Gengar. Oggi facciamo un draft su Gilde di Ravnica e primo pacchetto, primo pick di interessante abbiamo Trofeo dell'Assassina, removal ottimo secondo me anche in limited, ma come primo pick ci fa un po' andare su Golgari e vincolare su Golgari, quindi in realtà non è il massimo. Abbiamo Tribunale del Conclave, uno dei removal migliori nel formato. Di particolarmente forte non c'è nient'altro, direi. Quindi il dubbio è fra Trofeo dell'Assassina e Tribunale del Conclave. Il pick migliore di base è Tribunale del Conclave e visto che ho già il 4 per di Trofeo dell'Assassina, non vi scandalizzate, ma andrò a prendere Tribunale del Conclave. Secondo pick c'è Fiamma Inevitabile che è una carta molto simpatica e carina. In bianco non c'è niente di entusiasmante. Qua forse la carta migliore è Fiammata Inevitabile, che è un removal hard e non richiede un grosso play around. E possiamo provare ad andare in Boros. Ok, qui abbiamo due carte molto buone per Boros, ovvero Istruttrice delle Lame, un 3-1 mentore, bello aggressivo. Abbiamo Corrente Continua, ottima carta, sempre in Boros, ma anche in mazzi un pochino meno aggressivi. E poi il Cinghialotto, se no peso morto. Considerato che per ora sembra che andremo in Boros, io proverei a prendere Corrente Continua come carta un pochino più safe. Ok, qui non c'è niente di entusiasmante in questo pacchetto. Abbiamo lo Scutifero. Scutifero. E colpo virtuoso. Bestia non mi fa impazzire. E Sure Strike. Prepararsi alla battaglia forse è la carta migliore del pacchetto. Ok, qua abbiamo due ottime carte. Per Boros, ovvero Unicorno e Sergente. Io andrei di Unicorno in questo momento. Perché in bianco abbiamo Tribunale del Conclave, se poi magari finiamo in Selesnia. Magari un Selesnia aggro. E Sergente essendo common, magari ne vediamo più avanti nel draft. Ok, qui abbiamo un altro sergente e un testimone braccato. Io andrei di sergente e così commettiamo un po' di più su Boros. E il testimone, c'è da dire che abbiamo poche carte che costano poco, quindi siamo poco aggro per ora. Detto questo, il sergente è una buona carta in draft. Questo pacchetto, compagni giurati, ma speriamo di sostituirlo abbastanza presto. Anche in questo pacchetto non c'è niente che ci entusiasmi, neanche eventualmente per andare in Selesnia. Possiamo pensare a un cancello se volessimo splashare al rosso e magari troviamo una bomba in Selesnia. Ok, qua niente di entusiasmante di nuovo. Possiamo prendere il cancello per splashare verde. Sembra essere quasi un mid range, ma in realtà ha un bel po' di payoff aggressivi. E io andrei di. Proviamo a prendere un picchiatore e rimanere in Boros. Proviamo e vediamo. Qua prendiamo lo Scutifero. Qua prendiamo il testimone, siamo abbastanza contenti. Io prenderei un altro Scutifero. E qua, ok, non lo vogliamo giocare, non c'è side e neanche benevolenza. Allora, qua abbiamo una serie di pick molto forti, sia su Selesnia che su Boros. Tendenzialmente direi che andremo su Boros, quindi il dubbio è fra Risk Factor e Maga della Gilda della Legione. Diciamo che abbiamo poche creature a costo basso,
E la maga forse in questa tipologia di mazzo performa di più. Rix Factor è molto forte e potrebbe andare a fare una bella sinergia con fiammata inevitabile. Io azzardo e prendo fattore di rischio, giusto perché abbiamo fiammata e possiamo fare una cosa molto aggro, molto burn. Qui abbiamo vincoli luminosi come migliore carta del pacchetto e direi che prendiamo vincoli luminosi. C'è anche il maresciallo, visto che abbiamo poche creature, ma per ora meglio i vincoli. Qui ottimo destriero rock. Abbiamo due drop a due interessanti bianchi, esploratore e guardia del decimo distretto. Forse prenderei esploratore dei tetti sopra guardia, anzi, quasi sicuramente. Qui possiamo prendere un'onda cosmotronica, anche perché non c'è nient'altro che ci faccia impazzire. Prendiamo un imberbe, così aumentiamo i drop a 2. Adesso dobbiamo vedere un po' la nostra curva. Siamo molto bassi con i drop a 2, quindi dobbiamo fare un po' attenzione. Detto questo, qui non c'è niente di entusiasmante. In realtà, questa è molto situazionale e rischia di essere una carta morta. Prendiamola Uncommon per il Vault. Allora. Altro pacchetto che non ci offre tantissimo, possiamo pensare ad alabardiera per la curva, ma in realtà a drop a 3 siamo messi abbastanza bene. Possiamo prendere il corriere, che comunque ci dà un po' di creaturine basse. Qua vediamo una maga della Gilda della Legione molto late, ma siamo felicissimi di prenderla. Allora, qui abbiamo istruttrice delle lame e maresciallo. In realtà io preferisco istruttrice delle lame. Qui un altro testimone e lo prendiamo volentieri. Degradazione, se finiamo per essere molto 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 aggressivi, lo possiamo piccare, ma preferisco una guardia del decimo distretto sicuramente. E qui direi Uncommon per il Vault. Finisce inside. Prendiamo una bestia da Soma, non so se la giocheremo mai, e le luci che buttiamo via. Allora, qua un super mega iper facile pick, ovvero capoguerra della legione, e non c'è nient'altro che ci possa servire in questo pack, però capoguerra siamo super felici di vederlo. Allora, qua in realtà prenderei un'altra recluta imberbe o il cinghialotto. Ora come drop a 2 e drop a 1 siamo messi relativamente bene. Possiamo fare un ragionamento sul fatto che non vogliamo il corriere. Non vogliamo i compagni giurati. In realtà non vogliamo neanche il picchiatore. La bestia da Soma. L'onda per ora la teniamo. Il mazzo giocherà a 16 terre e la cancello. Puntiamo a essere mega aggressivi, quindi non lo giochiamo. In realtà io azzarderei un cinghiale sopra recluta imberbe a questo punto. Drop a 2 ce ne abbiamo un po' discreti e il cinghiale sinergizza bene. E poi eventualmente decidiamo come gestire la curva. Allora, qua una tratta, carino. Prenderei un altro destriero rock. Qui, teppista fiammante. In realtà, dispel, ne giochiamo qualcuna. Incantesimo no. Teppista potrebbe avere un senso.
Ma speriamo di vedere magari altri drop a due più forti. Detto questo, non giocheremo mai il secondo sergente irrompente. Ma non ho visto il monumento infuriato. E il monumento infuriato è decisamente meglio degli altri due pick. Quindi, sbabbiata mia, subito monumento. Falco del guaritore è un pick molto semplice e non perdiamo niente di particolare. Allora, qua Sure Strike può essere interessante. Qua direi niente di che, prendiamo l'Uncommon per il Vault. Anche qui direi niente di interessante. No, questa va inside. Di nuovo niente di che, possiamo pensare a lui, ma non lo giocheremo mai. Ok, sciamana via. Di nuovo niente di che. Il dardo che non vogliamo giocare. Cavaliere, corriere della torcia no. Invertire, inventare, nope. E il coso lì no. Allora, via subito. Via. Sì, li vogliamo togliere. Allora, vediamo un po'. Come curva siamo belli bassi. Lo scuotifero ce l'abbiamo. Siamo a 16 terre. Ragioniamo solo un attimo che abbiamo più drop a 1 che drop rossi. Quindi giusto 9 montagne e 7... Cioè 9 pianure e 7 montagne, ci può piacere. Ora vediamo a cosa stiamo rinunciando. In realtà niente di entusiasmante. Dobbiamo togliere una carta. E possiamo pensare a Sure Strike. Oppure prepararsi alla battaglia. Vediamo di... Tin 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 tin. Vediamo cos'altro non ci piace. Allora, onda cosmotronica è proprio un po' greedy, greedy, greedy. Però, anche fiammata, arrivare a 6 sarà dura, però non ci dispiace. Allora, io proverei a togliere... Prepararsi alla battaglia, però in... Sinergizza bene col falchetto. E basta. Va bene, proviamo a togliere onda cosmotronica. E ci vediamo con il primo game. Anzi, no. Prima facciamo una bella fiammata inevitabile come copertina del mazzo. Primo game. E prima partita col mazzo Boros. Che abbiamo draftato, siamo sulla play con una mano buona, ci piace. Turno 1 testimone, turno 2 scuotifero. Allora, turno 1 testimone, il turno dopo lo scuotiferro. No, lo scuotifero. Allora, in realtà è meglio fare recluta? Forse sì. Facciamo così, attacchiamo. Giochiamo rosso nel caso... Nel caso niente. Noi giochiamo recluta, meglio. È un attacker migliore di scuotifero. Scuotifero. Lui. Campo elettrostatico. Ok, non benissimo. Detto questo, abbiamo pescato abbastanza bene. Noi attacchiamo. E giochiamo lo scuoti e il falchetto. Se vediamo terra possiamo fare cinghiale e potenziare il falchetto, che non sarebbe per niente... Non sarebbe affatto male.
passa. Potrebbe avere counter. Detto questo, noi non abbiamo altra chance se non giocare il capoguerra. Se c'ha counter, buon per lui. No, ha idea rivoluzionaria. Bene. Bello, sì. È fortino il capoguerra. Direi che attacchiamo con tutto, sì. E passiamo per 5 discreti danni e guadagniamo una vita col falco. Molto bene, prossimo turno. Speriamo di vedere terra perché possiamo fare qualcosa di carino. Allora, considerato che gioca il granchio, non voglio attaccare col capoguerra e ucciderlo subito, ma voglio preservarlo. Col resto invece attacchiamo con tutto. E giochiamo unicorno. Mi piace, sì. Allora, noi attacchiamo con tutto. E anche se ci mangia una creatura, amen. Comunque passiamo per un bel po' di danni e poi possiamo fare l'unicorno. Va bene, intanto passano 4 danni. E giochiamo unicorno. E passiamo. Prossimo turno col cinghiale e l'unicorno che potenzia tutti i nostri amici. Non male. Cinque danni a chi? All'unicorno. Mi pare ragionevole. Fatto sta che noi passiamo. Allora, lui ci blocca qua. Sono 3, 6, 8 danni. Va a 1. Direi che faremo così. No, non va a 1, va a 0. Perché c'è anche il token del capoguerra. Quindi diamo 3 danni qua. In più potenzia una creatura. Attacchiamo con tutte. Potenziamo un goblin. No, ho contato male. Ho contato un muro in meno. Detto questo, abbiamo un bel po' di danni. Prossimo turno, se non ha una risposta al falco. GG. Seconda partita col nostro mazzo Boros. Siamo sulla play e non male questa mano. Non abbiamo un drop a 2, ma possiamo sperare di pescarlo. E teniamo. Allora, iniziamo ovviamente con pianura e con falco del guaritore. E passiamo a Frostovnik. Rosso. Corriere. Noi prendiamo. Allora, nessun drop a 2, però al prossimo turno abbiamo una serie di carte interessanti e attacchiamo col falchetto. Vediamo cosa gioca lui. Ci attacca col corriere. Falco. Ok. In realtà io azzarderei addirittura un capoguerra della legione. E attacchiamo con tutto. Trada al falco, va bene.
Vediamo cosa gioca. Alla bardiera. Allora, io l'alabardiera in realtà vorrei fargliela fuori. Così da... è una giocata molto aggressiva in realtà. Ragioniamoci un attimo. L'idea è vincolargli l'alabardiera e attaccare con loro e lui, potenza lui, diventa un 2-2. Oppure andare un pochino più con calma e giocare il destriero. Lui mi mangia un token e l'alabardiera rimane lì. Allora, possiamo pensare alla giocata più greedy e quella più safe. Il destriero ci permette di attaccare molto tranquillamente col capoguerra. Facciamo la giocata più safe. Facciamo la giocata più safe. Perché così lui potenzialmente ci potenzia il destriero il prossimo turno. Andiamo un po' sul value, sul lato side del value per gli aggro. Se lui qua fa unicorno o qualcosa di brutto, abbiamo comunque i vincoli. Pattuglia è qualcosa di molto cattivo, ma fortunatamente abbiamo i vincoli per togliercelo. E li utilizziamo subito. Lui attacca. Perché obbligato. Il destriero attacca e il capoguerra anche. Così il destriero mi fa volare il capoguerra. Capoguerra mi potenzia il destriero. E passiamo per 4 danni. Va bene, mi mangerai. Vediamo cosa ci gioca. Un'altra pattuglia. Ok, non benissimo in realtà. Vedessimo il mana rosso, saremmo anche contenti. Urca. Ok, ora siamo meno contenti. Siamo meno contenti e giocheremo destriero e testimone per fare un po' di board. E passiamo. E attacchiamo solo col goblin. Ci servirebbe il mana rosso. Allora, in realtà abbiamo una serie di pescate interessanti. Sicuramente... gioca aggressivo l'amico. Gioca aggressivo probabilmente a removal. Quindi noi in realtà se ha corrente continua e ci uccide il destriero è quasi meglio che ci vada a uccidere il capoguerra della legione. Quindi io proverei così. Ok, a corrente continua. Ma anche noi finalmente...
Allora, attacchiamo con tutto. Potenziamo lui. Lui ci bloccherà il capoguerra. Probabilmente, vediamo. Non lo fa. E comunque noi possiamo uccidergli l'alabardiera. Prossimo turno lui ci ucciderà il capoguerra, ma noi abbiamo il sergente e possiamo attaccare col destriero. Quindi non malissimo. Lui praticamente spreca il turno per ucciderci il capoguerra, intanto. Non lo fa. Ok, molto aggressivo allora. Ma vogliamo essere aggressivi anche noi. Allora, qua quello che vogliamo fare è attaccare. Non vogliamo farci mangiare lui. Lui intanto passa per un danno. Attacchiamo col sergente. Il destriero. Facciamo volare lui. Sì. Volendo possiamo fare volare lui. E attacchiamo con tutto, dai, facciamo così. Bersagliamo una creatura senza volare, cioè con volare, senza volare. Facciamo volare il nostro amico. E lui vuole dare un segnalino più uno a lui. E invece noi lo diamo a lui. Proviamo così e attacchiamo. Ok. Va a uno. Può chiuderci. Può farci. Sono 3, 7. Deve avere altri 7 danni con 5 mana. Se no abbiamo il danno diretto di corrente continua. Qualsiasi bersaglio. Qua ha fatto una scelta strana, devo dire. Ed è morto. Abbiamo i danni diretti. GG. Bella partita. Ok, game 3 col mazzo Boros. Siamo di nuovo sulla play e ci va benissimo. Con una mano interessante. E proviamo a tenerla. Facciamo turno 1 testimone. Turno 2 testimone. Turno 3 risk factor. Nero, ok. Allora, ancora meglio di testimone, abbiamo esploratore dei tetti. Vediamo cosa fa Yamitz. Allora, Dimir, spiottero. Spiottero è cattivo, eh. Comunque, noi qua attacchiamo con tutto. Ripetiamo. Tanto mettiamo l'end step per fattore di rischio. E fine.
Vediamo cosa fa a turno 3. Notion Rain. Va benissimo. Vai a 14. Lui diventa un bel 2-2. Vediamo se attacca. Probabilmente no. Se attacca, mazza, bello greedy. Comunque, noi facciamo un risk factor e lo portiamo a 10. Probabilmente è difficile che ci faccia pescare, infatti. Un'altra terra. Allora, qua per prima cosa attacchiamo. Rifiuta. Allora, il dubbio qua è se vogliamo giocare il testimone e tenerci open su Risk Factor. In questo caso dovremmo scartare una terra e non abbiamo al 100% il sergente da giocare prossimo turno. Però il testimone non mi dispiace, passiamo per un po' di danni e scarteremo terra, vediamo. Se siamo fortunati giochiamo il sergente. Se no l'abbiamo portato abbastanza giù di danni e lui sembra un po' indietro. Ovviamente non attacca e noi facciamo un altro risk factor. Vediamo se ci fa pescare oppure se prende 4 danni. Ci fa pescare molto bene, questo quasi meglio. Vediamo terra e siamo sicuri di giocare il nostro amico sergente. E a questo punto attacchiamo con tutto. Ora il dubbio è su chi vogliamo potenziare, forse esploratore. Va bene, e passa 2. Vediamo se ha removal per sergente. Probabilmente sì. 5 mana e 6 carte in mano. Allora, noi intanto allora, facciamo così, potenziamo un testimone, così da non dargli proprio value trade a gratis. E dopodiché possiamo fare che attaccare. E lui lo trasformiamo in 2-2. Ok. Vediamo se ha pure una spell per farci. Sì. Ok, blocca così e blocca così. Noi mettiamo prima l'illusione. E continuiamo a riempire la board comunque. E passiamo. Terra.
Granchio. Ok. Allora, noi lo stiamo portando in realtà molto basso, quindi that weight va bene. Possiamo anche pensare di attaccare. E direi che forse è la soluzione migliore. Possiamo fare tribunale, così lui ci toglie i bloccanti. Continuiamo ad attaccare. Prende 3 e va a 2. E giochiamo un'altra creatura. Dopodiché passiamo. Tre carte in mano. Scrutatore. Così lo portiamo a 1. Noi siamo ancora a 19. Qua ci potrebbe servire un unicorno, sarebbe carino. Comunque, se noi continuiamo ad attaccare, ci toglie il 2-2 e l'1-1. Quindi rimarremmo con due creature, lo portiamo a 1. Prossimo turno avremmo così, se blocca bene, due creature e non passeremmo per un danno. Quindi non possiamo attaccare qua. E giochiamolo scuotiferro. E nessuna creatura attaccherà. Sette mana. Etrata, va bene. Agente, ok. Lui inizia a mettere le difese su. Noi vediamo l'unicorno. Allora, non può essere bloccata, esilia. E poi la rimischia. E l'unicorno fa una brutta fine, ma possiamo non giocarlo? No, perché andiamo indietro di board. Oppure possiamo andare tranquilli. Allora, lui ci attacca con entrata, ci toglie un pezzo. Noi giochiamo unicorno, quindi significa che perdiamo due turni non giocandolo. Però così diamo lo stesso value di un nostro pezzo. Io qua. Qua non possiamo fare troppo value, dobbiamo un po' spingere. E non giocare niente un turno non mi fa impazzire, preferisco così. Così lui sicuramente attacca con entrata. E quindi togliamo a lui un pezzo. Perché se non giochiamo unicorno potrebbe anche tenere Etrata in difesa e non attaccare. Almeno così siamo sicuri di fare uno scambio di creatura. Fa intuizione. Pesca 2. Attacca. Ci mette un segnalino. E ci toglie l'unicorno. Ok. Allora, qua. Ancora non vediamo i nostri danni diretti. Se noi attacchiamo, ci trada tre creature, rimaniamo con una. E di nuovo, discorso di prima, non facciamo molto. La terra, ha senso giocarla? In realtà sì. Tanto non abbiamo motivi per tenerla lì in mano. In realtà non abbiamo motivi. No. La giochiamo. Un altro scrutatore. Lui può quasi pensare di iniziare ad attaccarci.
Due mana open. Tre mana open. Vediamo se è greedy e ci attacca con la gente. Non è greedy e non ci attacca con la gente. E noi qua vediamo una delle nostre wincon. Vediamo se riusciamo a stappare con la maga. Ok, riesce a toglierci la maghetta e gioca i pipistrelli. E attacca, va bene. Non benissimo in realtà. Vediamo monumento. Che giochiamo ovviamente. Allora, se noi qua attacchiamo, lui è costretto a tradare, a bloccare tutto, giusto? Allora, mettiamo che attacchiamo con tutto. Granchio blocca guardia. La gente blocca qua. Gli togliamo un solo pezzo e non abbiamo bloccanti. Purtroppo non possiamo farlo ancora. Qua è in una situazione difficile, può decidere di attaccare con due, fa l'attacco giusto se attacca con due su tre. E Vedalken. E cinghiale purtroppo mi sa che non è abbastanza. Peccato, avevamo un po' di danni diretti. Comunque, diamo a lui, attacchiamo con tutte. E non è abbastanza per vincere la partita, però è stato interessante. Vediamo come blocca, ma non c'è modo di scamparla. E direi che posso far che salutarvi mentre o sbabbia lui e fa degli errori. Se no la partita è andata. Comunque è stato un draft divertente, dai. Boros è molto forte. Per oggi è tutto. Noi ci vediamo prossima settimana con un nuovo video. Spero su Keyforge, il nuovo gioco di Richard Garfield. E nel mentre ci pigliamo 9 danni in faccia. Io vi saluto. Ciao!